Benvenuti a questo nuovo appuntamento della rassegna La Cultura Viaggia Online, una rassegna di libri, di musica e mostre che l'assessore alla cultura del Comune di Pordenone e la Biblioteca Civica promuovono sui canali Facebook e YouTube del Comune di Pordenone tutti i venerdì e sabato alle ore 18. Questa sera incontriamo Lorenza Stroppa scrittrice pordenonese con la quale parliamo del suo ultimo libro Da qualche parte starò fermo ad aspettare te, uscito per Mondadori in febbraio del 2020. Lorenza Stroppa è di Pordenone, vive a Pordenone insieme al marito, ha due figli, ha un cane un po' storto e forse anche qualche gatto. Lavora come editor a Portogruaro. Nella casa editrice Ediciclo e spesso tiene corsi di editoria e di scrittura e occasionalmente traduce libri. Ha pubblicato per Sperling e Kupfer la trilogia Dark Even scritta a quattro mani con Flavia Pecorari e nel 2017 ha pubblicato il romanzo La città portata dalle acque. Per Bottega Errante. Il romanzo che presentiamo questa sera è uscito appunto, come dicevo, un anno fa per Mondadori in un momento poco favorevole perché in quel mese. Abbiamo iniziato purtroppo con la pandemia e siamo ancora in, questa, in questo momento abbastanza impegnativo e duro e difficile per tutti. E quindi anche oggi un incontro online al quale orma ormai siamo tutti avvezzi, siamo tutti abituati. Questo incontro, come ho detto, organizzato dalla biblioteca in collaborazione con l'Unione Cechi di Pordenone, mi dà l'occasione di portare i saluti eh, dell'Unione, degli amici non vedenti dell'Unione Cechi e i povedenti di Pordenone, mi dà l'occasione di, di portare i saluti a Lorenza Stroppa e di eh, consegnarle l'audiolibro che per lei è stato registrato. In genere l'associazione la, eh, degli ipovedenti e dei non vedenti di Pordenone eh, organizza moltissime attività e in particolare al suo interno è molto attiva la biblioteca Marcello Mecchia. La biblioteca del libro parlato, dove si alternano eh, molti volontari, donatori di voce, lettori sostenuti e donatori di voce. E questo testo, questo romanzo di Lorenza Stroppa, è stato registrato da Alessandra Ietri, che abita a Lignano e per questo motivo eh, non può essere qui, proprio per motivi di pandemia, come ho appena detto. Eh, oggi invece le letture saranno fatte, perché ci alterneremo tra presentazione e letture, i brani scelti, eh, le letture saranno fatte da Francesca Zanini che è una giovane eh, impiegata diciamo, della eh, biblioteca, eh, si occupa della sezione ragazzi e Francesca Zanini leggerà eh, i brani eh, scelti. Insomma per il nostro incontro. Entriamo direttamente in medias stress e ascoltiamo la prima lettura da parte di Francesca Zanini dove ci si presentano eh, i due protagonisti, Giulia e Diego. Giulia, il pennello scivola morbido sulla tela con un po' di terra di Siena bruciata trattezzo un occhio la palpebra socchiusa, l'estremità all'ingiù, poi il pennello ha uno scarto brusco e se ne va nell'angolo sinistro e con il blu oltremare abbozza le linee squadrate di una finestra. All'accendersi delle prime stelle appoggio il pennello sulla tavolozza e mi stendo sulla maca. Le palpebre si fanno pesanti e mi lascio cullare dalle tenebre. Il vociare della gente giù nella calle non arriva qui sull'altana, dove il silenzio è rotto solo ogni tanto dal grido stridulo dei gabbiani. Mi appisolo nella brezza fresca. Quando mi sveglio il vento ha girato in uno scirocco umido e pesante. Mi scuoto e torno da basso. Apro il frigo in cerca di qualcosa da mettere sotto i denti, ma i ripiani, illuminati dalla luce spietata del neon, sono vuoti. Mi sono dimenticata di nuovo di fare la spesa. Diego, Mercedes mi salta sulla faccia, leccandomi con la sua lingua rasposa. La puzza di pesce del suo alito non è l'odore più adatto a darmi il buongiorno. La spingo via, ignorando il suo miagolio di protesta e controllo l'ora in preda al panico. Le nove passate. Ma come diavolo ho fatto a dormire fino a... Poi noto i segnali, la stanza invasa dai vestiti, le grida dei bambini e il suono della palla che rimbalza sui masegni della finestra socchiusa e mi rilasso. È sabato, non devo andare in redazione, non ci sono urgenze. Le bozze del thriller norvegese sono partite ieri. Posso godermi il weekend in santa pace. Mercedes richiama la mia attenzione strusciandosi sulle mie gambe. Visto che non le do retta, attacca anche a mordicchiarmi e a miagolare. Maledetta gatta! Le riempio la ciotola e subito lei mi ignora, concentrata sul cibo. Finalmente posso pensare a me. Accendo la macchinetta del caffè. Abbiamo ascoltato la lettura, eh, i brani che riguardano eh, Giulia e Diego. Eh, sono i due eh, protagonisti del libro, ma non sono i soli, no? personaggi molto importanti che si alternano in una sorta di dialogo, ma l'uno all'insaputa dell'altra, no? una sorta di dialogo a distanza. Ecco. Vuoi dirci qualcosa di più di questi due importanti personaggi che reggono un po' tutta la storia? e che ci accompagnano, insomma, dall'inizio alla fine, eh, cosa hanno significato per te, cosa significano per te questi due personaggi e come li hai pensati. Sì, allora Giulia e Diego eh, sono entrambi veneziani, il libro è ambientato a Venezia, e hanno, non si conoscono, e hanno due vite diciamo molto, molto diverse, ma per certi versi simili. Um, Giulia uh, ha una, un, un forte dolore nel suo passato, con cui cerca di sopravvivere. È una, una pittrice uh, che ama um, dare corpo ai colori e attraverso i colori leggere le persone, leggere la realtà. Tanto che le piace anche giocare con i colori e quindi abbinare alle persone un colore proprio per capire meglio i loro pensieri e, e il loro carattere. Um, da un po' di tempo. Con questa parte da quando le, le è accaduto un, un dramma personale non riesce più ad utilizzare il colore rosso che per lei è il colore della vita e da quel momento in poi la, diciamo non solo la, la sua pittura eh, che è il suo lavoro la sua passione principale ma anche proprio il suo vivere quotidiano è sprofondato in un, in un grigiore senza sorprese ma neanche anche senza gioie. Diego invece, è, potremmo dire uno scanzonato single, però anche la, la sua, il suo essere così imperturbabile nasconde invece dei, diciamo, delle paure, delle vulnerabilità, vive con la gatta Mercedes in una mansarda vista laguna a, a Venezia e fa l'editor che appunto è il mio stesso, la mia stessa professione. E, ed è un collezionista di parole, lui ama eh, collezionare parole strane e, eh, che magari hanno un suono particolare o che hanno un significato particolare. E, mh, anche lui, diciamo, attraverso il filtro delle parole, eh, cerca di capire meglio la realtà che lo circonda. Eh, sono entrambi due persone mh, che vivono una, una loro bolla di solitudine. Eh, Giulia perché non sa affrontare il proprio dolore, invece Diego eh, perché non, non riesce a fare uno scatto nella propria vita. Lui si è, eh, si è chiuso in una situazione di, di comfort, di, di comodità, diciamo, perché non osa eh, concedersi delle possibilità. L'incontro tra queste due persone avverrà in maniera un po' fortuita grazie ad un'agenda persa da Giulia e ritrovata da Diego in un supermercato. Bene. Quindi il terzo personaggio importante lo hai appena detto, Lorenza e Venezia, questa città che è la tua città perché tu sei nata a Pordenone, sei di Pordenone, ma i tuoi genitori sono veneziani. E quindi tu con Venezia hai un legame fortissimo. Poi è la città dove hai studiato, la città dove andavi a trovare i tuoi nonni, insomma. Venezia, la Venezia che ci presenti in questo tuo romanzo non è la Venezia eh, patinata, è la Venezia eh, così illustrata dalle guide turistiche, è quella Venezia anche piena di luoghi segreti, no? Eh, che io definirei i luoghi del cuore, probabilmente del tuo cuore, che tu hai scoperto eh, quando eri piccola, quando andavi in vacanza a Venezia, quando ci sei tornata per studiare da grande, eccetera. Quindi direi che Venezia, oltre che essere protagonista del tuo. Bellissimo romanzo, fa anche da scenografia tutta la storia. ecco Io mentre eh, lo leggevo, il tuo romanzo, eh, mi raffiguravo eh, ne nella mente, mi facevo una mappa geografica di quelli che erano i luoghi che tu mi hai fatto scoprire. Alcuni li conoscevo diversi, ma molti no. E li ho scoperti grazie alla lettura del tuo, eh, del tuo libro, no? E a questo punto io direi eh, di ascoltare la seconda lettura. La seconda lettura e poi eh, ti chiederò qualcosa. Giulia, a Venezia il caldo e l'umidità rallentano tutto. Anche la voglia di girare per questa città, che agli occhi chiusi dei turisti stranieri appare come una, ter una terra aliena. Del resto, come potrebbero i turisti capire la magia dell'acqua al posto delle strade, i gondolieri che cantano l'opera, la familiarità con la marea, le altane arrampicate qua e là? I vaporetti come ferri da stiro sui canali, il carnevale tra kitsch e tradizione? O ancora i tramonti infuocati dietro le cupole della chiesa della salute, i soffitti infiniti dei palazzi, le gondole che sfilano come superbe bare? la delicata fragilità del vetro di Murano, le gigantesche navi da crociera che sbirciano tra le calli, come se Venezia fosse una perfetta casa delle bambole. Se dovessi definire Venezia con un colore, sceglierei il Chartreuse, una via di mezzo tra il verde e il giallo, tonalità che deve il suo nome a un liquore fabbricato dai monaci certosini di Voiron, nelle Alpi francesi. Pare che la ricetta sia stata ritrovata tra le pagine di un manoscritto antico, che il liquore richieda l'infusione di oltre 130 erbe e che abbia il potere di un elesir di lunga vita. Come quello che sembra aver ingurgitato la ferale marcescente e serenissima, io la guardo da quassù, dal mio nido d'aquila, ne ammiro le luci e le ombre, mentre mi dondolo sulla maca in bilico tra il sonno e la veglia. Penso alle altre cose che voglio fare e così mentalmente continuo ad allungare la mia to do list. In questo passo che abbiamo appena ascoltato, vedo che torni di nuovo sul tema dei colori. E a Venezia dai un colore particolare perché tu hai i colori per tutti i protagonisti del tuo libro, per quasi tutti, ed è una cosa bellissima. E voglio dire per inciso, eh, già che siamo qui e ne parliamo, che questo libro che è stato letto da una mia amica non vedente, eh, eh, lei lo ha apprezzato in una maniera eh, proprio mh, veramente commovente perché ha detto che la cosa che la più toccata, che la più commossa è proprio questa presentazione dei colori questa persona, quindi eh, a parte che è una grandissima lettrice questa mia amica, ma dice che la cosa che l'ha più emozionata è stata proprio questa, eh, di questo fil rouge che attraversa tutto il tuo libro, che è quello dei colori, insomma, e poi sappiamo che la tua protagonista Giulia fa la pittrice, insomma, e forse è, una, è un vecchio tuo desiderio, passato tuo desiderio. Sì, ecco se ci puoi dire alcune cose. Quando ero, quando ero piccola, desideravo fare la pittrice, amavo profondamente disegnare, in più in famiglia eh, abbiamo degli, dei, dei parenti, degli avi, insomma, pittori. Eh, per cui diciamo che l'arte la, mi è sempre stata molto vicina. Mio padre, era un grande appassionato di antiquariato. Io la, la casa dei miei è come se fosse un museo, diciamo, anche fin troppo. Perché se pensi quando ero bambina non trattare Neanche il poster di una, di una band che magari ascoltavo perché anche in camera mia, ahimè, avevo quadri, avevo lo stile che bisognava rispettare. Quindi, diciamo, l'arte mi ha sempre circondato e mi ha sempre in qualche modo parlato. E avrei voluto fare la pittrice, poi il percorso scolastico mi ha portato altrove. E probabilmente ho sublimato mia, eh, questo mio desiderio appunto di eh, eh, raccontare la realtà attraverso le immagini con le immagini invece della, della narrativa della letteratura. Questo senz'altro. Il rapporto di, de, che Giulia ha con i colori, devo dirti la verità, eh, l'intuizione mi è venuta perché. Io sono laureata in filologia romanza e molti anni fa, ormai, quando mi sono laureata, ehm, avevo portato delle tesine sul, proprio sui colori nel Medioevo, sui colori e i numeri del Medioevo e la simbologia legata ai colori mi ha sempre incuriosito tantissimo. In generale diciamo che la, la, la simbologia in vari ambiti è una cosa che mi, mi attrae molto e anche l'idea che un colore nelle diverse civiltà eh, sia percepito in modo diverso e abbia un significato diverso su tutti, diciamo il fatto che il bianco per i cinesi per esempio è un colore che viene utilizzato per il lutto ad esempio è, è, è particolare. Ecco, quindi quando ho pensato a, a, a Giulia e quale poteva essere eh, la sua professione, una professione che mi serviva in qualche modo eh, in cui lei potesse sfogare questo, questo dolore che, che cerca sempre di tenere sotto controllo, di trattenere, però ogni tanto le, le scappa di mano. E, e ho pensato alla pittura e soprattutto ho pensato a questo suo rapporto con i colori proprio per viverlo più da vicino, diciamo. Prima parlavi di Venezia, volevo solo dire una cosa su, su Venezia, visto che abbiamo sentito anche la lettura da poco, eh, che Venezia per me è sempre stata un po' un liquido amniotico. Uh, si pensa che, che Venezia a proposito di, di colori sia un luogo molto, molto grigio, no? un po' monocolore. L'idea che ci facciamo di Venezia tra l'acqua e il colore dei palazzi è abbastanza così, mo, mo, monocolore. Invece Venezia ha delle sfumature incredibili, non solo nell'acqua, che tra l'altro in questi giorni con... con Col fatto che c'è meno turismo è diventata incredibilmente trasparente, addirittura popolata di, di creature viventi, non si credeva possibile. Eh, ma eh, davvero ha dei colori incredibili che si riflettono sull'acqua, che, che in qualche modo la pietra restituisce. E, e per me ecco, è una di quelle città, Venezia, per cui o la ami o la odi. Eh, io l'amo, ma non credo che sia solo per il lascito che mi, hanno, che mi hanno dato i miei genitori, i miei parenti. Credo proprio che sia una, una sensazione di, di somiglianza, di appartenenza che c'è tra, tra me e quella città. Perché comunque è una città che è un po'. Strane, un po' aliena no? al, al vivere comune perché ha ritmi diversi, perché ha eh, momenti diversi. Per esempio, passeggiare di notte per Venezia ti dà delle, delle emozioni incredibili perché dalle finestre, eh, anche se sono chiuse, dalle, dalle porte, dalle fessure delle porte, escono fuori voci, eh, si sente la televisione. Quindi, non è come, come camminare in qualsiasi altra città. Ti sembra proprio di entrare nei pensieri e nelle, nelle storie delle persone. Quindi è un contenitore, secondo me, molto vivido, non solo di colori, ma anche di idee di vita. Infatti, credo, almeno, io ho individuato questa cosa, che l'altro fil rouge del tuo, tuo romanzo, è quello dei luoghi del cuore rispetto a Venezia. No? E noi sentiremo tra poco la lettura eh, che si riferisce a alla libreria qua alta, però tu nel romanzo ne presenti tanti dei tuoi luoghi del cuore, no? Oggi ne sentiremo solo due. C'è tra i tuoi posti a Venezia uno che ti sta particolarmente al cuore e al quale vuoi accennare? Sì, in realtà ehm, è un luogo anche dove studiavo, eh, proprio vicino alla sede di San Sebastiano, che era la, la sede di lettere a Venezia, Uh, c'è la, la passeggiata delle zattere Mulino Stucchi. E nella passeggiata lungo la passeggiata delle Zattere uh, c'è questa gelateria meravigliosa che è la gelateria da Nico. Uh, che alcuni conoscono i veneziani, ormai la conoscono da diversi anni ed è famosa non tanto per la posizione che già eh, è meritevole diciamo ma perché fa un, un, un particolare tipo di gelato che è il gianduiotto con la panna che esteticamente non si presenta molto bene però posso assicurare che invece con il gusto ripaga di, di molto e, e quindi per me era una tappa fissa quando, quando andavo a lezione quando uscivo con gli amici dell'università e, e rappresenta proprio un, un momento mio poter stare seduti allezzati Mangiando il Gianduiotto di Nico e guardando l'architettura la, industriale del mulino Stucchi, effettivamente eh, regala delle belle sensazioni e, soprattutto, presenta una Venezia diversa, lontana da quella stereotipata de, de, del turismo, lontana da San Marco, da Rialto, da tutti quelli che sono un po' diventati i cliché di, di Venezia. Eh, la, la Venezia delle, delle Calli, dei Campielli, della Vera da Pozzo. Ecco, io ho cercato di raccontare nel libro eh, la, la Venezia che più ho vissuto quando, quando ero all'università, che più ho conosciuto grazie al tramite proprio della, della mia famiglia e delle persone veneziane che, che conosco. Quindi anche la, la Venezia diciamo che mostra le crepe, che mostra un po' di decadenza, il fatto delle, de, del problema per esempio delle, delle navi da crociera che adesso per fortuna non dovrebbero più arrivare appunto davanti proprio a, alle zattere e, e faceva impressione perché Passavano davanti a San Marco e, e quando tu eri in alcune calli vedevi proprio un muro davanti a te. Sembrava come se, se queste navi da crociera, le persone che erano dentro, guardassero dentro una casa delle bambole. Venezia era piccola, piccola e le navi gigantesche. Racconto di questo, ma eh, racconto anche, diciamo, non solo le bellezze proprio, ma anche delle, delle storie un po' inedite che mi sono venute. Eh, Sottomano delle leggende, delle, se vuoi delle storie minori che però eh, raccontano una Venezia un po' più viva, ecco, meno, meno museo, meno souvenir e, e, e più reale. Infatti, con il tuo libro sembra quasi che tu prenda per mano il lettore. Che tu porti, accompagni il lettore e la lettrice a percorrere le vie poco usuali, insomma, i luoghi poco conosciuti di Venezia, meno battuti dal turismo. Ma adesso sentiamo la terza lettura eh, che ci presenta la stupenda libreria acqua alta eh, di cui ci parli e che insomma è un posto speciale che ormai anche come dici tu giustamente nel tuo romanzo è un posto che ormai è conosciutissimo eh, da tanti turisti anche ma insomma le cose belle bisogna anche che vengano fruite no? Ecco. Prima o poi vengono scoperte. Sì un po' alla volta sì. La terza lettura è la libreria acqua Diego. La libreria Acqualta è un incubo e un sogno, per un amante dei libri come me. Un incubo per lo stato in cui sono tenuti i volumi, come in un bazar medio orientale, accatastati uno sull'altro in pile disomogenee, vecchi e nuovi, grandi e piccoli, accomunati da un criterio tematico a maglie larghe, cosicché nella sezione locali si può trovare un fumetto di Hugo Pratt accanto alle poesie di Biagio Marin. E poi perché nella parte esterna i libri sono stati trasformati in scalini, mobili, arredamento e se da un lato ha il suo fascino salire con passo vattato sulle pagine umide, dall'altra parte non posso non ricordare che quei volumi che sto calpestando abbiano avuto un tempo la loro ragione di essere, abbiano allietato magari le notti di qualche bambina o aiutato uno studente a prendere la sufficienza. Ma la libreria Qualta è anche un sogno, perché qui posso trovare tutto e niente. Posso trovare un libro che ho perso tanti anni fa, proprio in quella vecchia edizione tanto amata. Oppure imbattermi nel titolo che non sapevo di cercare e che in mezzo alle cataste, nascosto dalle copertine più altisonanti, aspettava solo me per essere salvato. Peccato che negli ultimi anni questo posto abbia perso un po' lo status di libreria a favore di quello di installazione artistica. Qualche travel blogger lo deve aver consigliato e la voce si è sparsa, così mandri di turisti si fanno largo nei dedoli del negozio, armati di cellulare o macchina fotografica. Circumnavigano la gondola al centro della stanza, immortalano angoli pericolanti, gadget fallici nella zona dei libri erotici, calendari vintage per poi fermarsi incantati di fronte alla porta aperta sul canale. Il nome Acqualta non è stato dato a caso a questa libreria. I rigonfiamenti di alcuni volumi raccontano i trascorsi con l'amica Laguna. Aspetto Giulia un po' defilato nel corridoio dei libri storici. Lascio scorrere gli occhi sulle coste dei Tomi di Alvise Zorzi, di Franco Cartini. Non sono sicuro di riconoscerla. Non so quanto è alta, se porta ancora i capelli lunghi come nella foto oppure no, se ha preso dei chili, se indossa gli occhiali. Il passo che abbiamo appena sentito, riferito appunto alla stupenda libreria qua alta, oltre che molto suggestivo, ci dice che Diego è ovunque, ovunque che è in attesa di Giulia. Vuole sorprenderla, vuole vederla a tutti i costi, è innamorato, è preso da questa donna che gli sfugge, no? Ed è sempre in questa condizione di attesa eh, questo giovane uomo. E cosa succede? Che sembra quasi. Eh, definendolo insomma, in termini un po' eccessivi, sembra quasi che faccia dello stalking con questa donna. Insomma, la insegue, eh, l'aspetta, e anche in questo passo appena ascoltato eh, vediamo che insomma, lui si mette in postazione di attesa rispetto a lei. No? E, a questo punto ti faccio una domanda più precisa rispetto al tuo romanzo. Eh, se ci dici qualcosa del titolo, della scelta del titolo, da qualche parte starò ferma ad aspettare te: un titolo impegnativo, lungo, non facile da memorizzare, poi invece diviene facile perché ci dici il perché. E anche la foto che è molto bella la foto di copertina. Volentieri, allora un piccolo passo indietro, giusto per far capire magari a chi ci ascolta, ehm, che eh, Diego è uno stalker, diciamo però, per modo di dire, nel senso che lui trova questa agendina al supermercato, all'interno di questa agenda trova degli, degli indizi sulla proprietaria, eh, capisce chi è e da quel momento inizia a così un po' a, a pedinarla, diciamo, inseguirla per capire chi è, prima di palesarsi, prima o poi succede, insomma, e, e quindi si presenta e iniziano un rapporto diverso, ma all'inizio un po' la studia, ecco, senza però farsi notare, quindi non la, non la tormenta, la studia da lontano. E, mi chiedevi del titolo, eh, mi sono imbattuta in questo titolo eh, leggendo un libro che, che ho a casa, fa parte della mia piccola biblioteca di, di, di poesie e, ed è il, la, la, diciamo, l'antologia di Walt Whitman eh, Foglie d'erba, all'interno della quale appunto c'è questa, questa poesia che raccoglie il verso che dà il titolo al mio libro e leggendo la poesia eh, e diciamo i, i versi poco prima e poco dopo del titolo ho pensato che fosse assolutamente azzeccata a, a, appunto a questa sensazione di attesa e, e anche un po' di minaccia che pervade tutto il libro. E, e l'ho proposta alla casa editrice come titolo. Eh, la casa editrice all'inizio ha un po' nicchiato perché effettivamente era un titolo inconsueto, un, un molto lungo. Anche il nostro buon eh, Mauro Danelli della Libreria Al Segno, quando sono andata a presentargli il libro prima che uscisse, mi ha detto: Ah, con questo titolo non se lo ricorderà nessuno. Io ho detto beh speriamo che si ricordino del libro della stroppa, se non si ricordano il titolo pazienza o se lo storpiano pazienza. E dopo appunto è piaciuto molto al direttore editoriale e quindi è rimasto. E ho avuto anche la fortuna, probabilmente anche perché lavorando in editoria un po' ne so e quindi non ho fatto delle proposte assurde come invece a volte succede, no? ci sono gli autori che portano la, la foto della famiglia piuttosto che eh, la foto sgranata di tanti anni fa che non può assolutamente andare in copertina. Io invece avevo trovato questa foto in, una, in un archivio e mi era sembrata subito indicata. Eh, con la casa editrice ne avevamo viste diverse, ma sempre con donne in attesa. E non era, non era, diciamo, pertinente, non era il concetto che io volevo dare. E invece, poi ci siamo imbattuti in questa, in questa bella foto, e, e io ho avuto modo di conoscere anche il fotografo che mi ha raccontato che era andato a Venezia proprio all'alba per fare un servizio fotografico. E questa foto però l'aveva fatta alla fine del servizio era un po' una sorta di extra aveva messo il cavalletto e lui si era messo in quella posizione e aveva fatto la foto quindi ritrae proprio il fotografo ehm, che poi insomma trovate citato anche nel libro e, e mi è sembrata un po' una storia nella storia infatti l'ho avuto modo di raccontarla insomma in alcune interviste in alcune perché mi è sembrata piacevole e anche la copertina appunto la foto di copertina è stata approvata dalla casa editrice e quindi ho avuto la, la fortuna insomma di fare poter seguire anche questi dettagli che invece generalmente vengono scelti dalla casa editrice e, e su cui, diciamo, l'autore ha poca voce in capitolo. Sì, è molto bella, è una foto molto azzeccata perché anche la foto è dentro il discorso dell'attesa. Sì. Lui potrebbe... Essersi seduto lì a riposarsi, ma anche ad attendere qualcosa o qualcuno, no? Sì, eh. e poi anche il luogo è perfetto perché lui è seduto alla punta della dogana, sì. che è il luogo dove di solito Diego va a correre, quindi diciamo era, era sì. la foto perfetta. Sì, infatti, molto bello, no? E ancora sui luoghi meno frequentati. Eh, io mh, ho scelto eh, la lettura che riguarda il Labirinto di Borges, quindi potremmo eh, sentire la quarta lettura ora, il Labirinto di Borges con la Fondazione Cini. Diego, ho bisogno di vederla ancora, ma voglio avere un altro margine su di lei. Perciò sfrutterò di nuovo la lista di propositi e domani la spierò senza farmi notare. Vediamo se il luogo lo consente: il labirinto di Borges sull'isola di San Giorgio. Potrei nascondermi alla Fondazione Cini prima del suo arrivo, mi dico, e da lì semplicemente osservarla. Proprio mentre sto perfezionando il mio piano, orari del vaporetto alla mano, arriva una telefonata di mia madre che mi propone per l'indomani di occuparmi di mio nipote Pietro. L'unica fortuna è che Pietro mi va a genio e che, essendo un bambino tranquillo e curioso, posso portarlo con me alla Fondazione Cini. Vedremo il labirinto, zio? Forse. Dai, se faccio il bravo durante la mostra. Tu farai comunque il bravo durante la mostra, vedrai, ti piacerà e poi, se non sarà troppo tardi, andremo anche nel labirinto. Il vaporetto ha appena superato l'isola della Giudecca e sta per attraccare a San Giorgio. Sono le 5.20. Tra un quarto d'ora circa, stando a quanto scritto sull'agenda, dovrebbe arrivare Giulia. I miei cugini gemelli dicono che questo labirinto è più bello di quello di Villa Pisani. Non ne ho idea! E che ci sono degli oggetti. Sì, su questo hanno ragione. È ispirato al racconto di uno scrittore spagnolo, Jorge Luis Borges, e gli ideatori hanno voluto omaggiarlo riproducendo alcuni simboli a lui cari. Simboli cari? Oggetti che significano qualcosa per lui. Un bastone, gli specchi, la clessidra, un leone. Vivo? Ma va, rido! Smetto di ascoltare mio nipote e continuo ad annuire nelle pause, mentre ripenso a Giulia. Chissà perché ho deciso di venire qui. In questo brano appena ascoltato abbiamo fatto conoscenza con Pietro, un personaggio minore eh, come tanti del tuo bel romanzo. Eh, infatti mh, racconti storie molto belle, molto toccanti anche dei personaggi minori. Pietro è il nipotino del nostro protagonista, di Diego, ed è un bambino simpatico, curioso, e Diego lo vorrebbe usare come compagnia, ma anche come esca un po', no? perché si, eh, si ferma, eh, nel, va a visitare con Pietro, col nipotino, eh, una mostra alla Fondazione Cini e poi eh, si trovano nel labirinto di Borges che è lì. Ci vuoi dire qualcosa di questo luogo, ma anche direi, se puoi dirci, due parole del rapporto non facile che Diego ha con la sua famiglia di origine, ma soprattutto con la madre, che è un po' una madre invasiva, un po' che insomma vuole che il figlio si sposi, che trovi l'amorosa, che quella che ha non è quella giusta, eccetera, eccetera. Ecco, due cose. Sì, Grazie. allora, ho scelto il Labirinto di Borges perché sono sempre stata affascinata dai labirinti. Ehm, sono un luogo, secondo me, molto eh, così seducente, innanzitutto perché un tempo era, erano i luoghi dove nascondersi anche per intra, intrattenere insomma, de, 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 dei momenti d'amore così illeciti. E Borges diceva che il, il labirinto è un luogo dove perdersi e ritrovarsi e dove ci sono due eh, diciamo caratteristiche, due stati, ecco, due situazioni che solo Dio può vivere, ovvero la confusione e la meraviglia. E, ecco eh, quando io ho, ho scelto il labirinto anche perché Diego in quel momento lì è proprio abitato dalla confusione dalla meraviglia, eh, non riesce a riconoscere quello che gli succede, il rapporto di, di diciamo, incontro e di scontro continuo con Giulia gli ha suscitato delle, delle emozioni contrastanti che, che lo mandano un po' in confusione e quindi aveva, aveva bisogno anche lui di ritrovarsi. Giulia lo sceglie il labirinto proprio per quel motivo, per, per ritrovarsi. e La scena del labirinto però poi eh, diciamo che assume toni un po' ironici grazie alla complicità di, di Pietro. Pietro, nella mia testa, è un po' l'alter ego di, di Diego. È il suo nipote prediletto, un po' nerd, eh, quello che si discosta dagli altri nipoti che sono diciamo più smaliziati e anche un po' bulli, e invece lui è quello più taciturno, più eh, amante magari degli scacchi piuttosto che della PlayStation. Ehm, e, e, e quindi è, è un po' ciò che, il, il bambino che lui è stato, solo che eh, Piet, Diego cerca di difendere. Suo nipote perché capisce di aver avuto delle difficoltà, di essere stato anche un po' eh, come dire mh, eh, isolato proprio per questo suo carattere da piccolo e, e ci tiene che, eh, che Pietro non viva le stesse situazioni. Ed è un modo anche per, per Diego di vedersi riflesso e quindi di capire qual è stato il suo percorso. E, e su cosa si può ancora lavorare. Eh, mi citavi la famiglia di, di Diego, effettivamente Diego, eh, diciamo, vive una situazione un po' ehm, come dire, critica. Innanzitutto perché, agli occhi di sua mamma, fa un lavoro che, che nessuno capisce. Eh, ancora adesso, anche a me, che sono. Pure io editor, quando, quando dico di fare l'editor, pensano che io sistemi le immagini, che io monti le immagini, perché adesso va, va di moda questo pensare, l'editing e il montaggio non è più il, è considerato invece il, il lavoro sui testi, non la correzione di bozze, ma proprio la, la costruzione degli ingranaggi di un libro. Ecco, eh, quindi fa un lavoro che è poco considerato, ehm, è il terzo di tre fratelli, quello che appunto non ha messo su famiglia, non ha avuto figli, non ha, non ha avuto una, anche una soddisfazione sociale, diciamo, agli occhi di sua mamma. Mamma che, come dicevi tu, è molto presente, molto invadente e, e cerca sempre di trovare la fidanzata al figlio e di collocarlo, ecco, questa è la sua necessità. Quindi Diego ha sempre rifuggito ogni tipo di responsabilità e ogni tipo proprio di etichetta, proprio perché eh, voleva isolarsi dai tentacoli della mamma. E adesso però una responsabilità gli tocca, perché quando eh, Diego viene a conoscenza del dramma che c'è alle spalle di, di Giulia, eh, in deve fare assolutamente qualcosa. Bene. Ci abbiamo verso la conclusione e io ascolterei la quinta e ultima lettura dove tu eh, ci presenti Teresa, che è un personaggio minore, ma io ho sentito che Teresa sta nel tuo cuore. <ride> Teresa è un po' l'angelo custode di Giulia? Si può dire così? Sì. È la coinqui no coinquilina, l'inquilina che abita nell'appartamento nello stesso condominio, nell'appartamento di fronte, mi pare. Eh, che è, dà una mano a Giulia nelle cose pratiche. Giulia ha subito il trauma, come hai ripetuto eh, nel corso del nostro, della nostra chiacchierata, eh, però Teresa eh, le fa da Angelo Custode. Eh, quindi, in questa lettura, eh, che è la quinta, eh, l'ultima, che ascoltiamo Giulia. Il traghetto ci lascia giusto il tempo di scendere e poi riparte per Torcello con un gran rumore di motori. Subito dopo una tranquilla atmosfera di fine estate cala sull'isola e tutto diventa più intimo. Si sentono i richiami dei gabbiani, il risucchio della risacca, il suono delle campane di Mazzorbo. Teresa qui sembra rianimata, la vicina di Casa Salzo è un po' burbera che ho conosciuto, è diventata un piccolo tornado e non sta zitta un attimo. Ne avevo bisogno, le sue chiacchiere mi distraggono e quest'isola è una piccola parentesi in mezzo al caos della mia vita. Dopo innumerevoli abbracci e promesse di tornare, lasciamo le anziane merlettaie e sostiamo all'ombra di un albero per un tramezzino comprato in un bar. Teresa, all'aria un po' stanca, ma felice. Solo sul traghetto di ritorno, quando una pioggerellina sottile scende a rinfrescarci, trova il coraggio di avvicinarmi ancora. Non so cosa sia successo tra te e l'uomo del quadro, comincia. Non è successo nulla di particolare, la nostra storia è finita. Sapevo fin dall'inizio che non sarebbe durata. Lei stringe le labbra, poi sospira e riprende gli occhi liquidi che palpitano. A te piacciono i colori, quindi te lo dirò in un modo più facile per te. Quando vai sott'acqua i colori spariscono a poco a poco, vero? Annuisco malvolentieri, non ho più voglia di starla ad ascoltare, perché la luce ha dar loro la vita e più si scende e più si nuota nel buio. Sbuffo, ma lei continua, imperterrita. Immagina di esserti immersa per vedere i pesci e sul più bello perdi la torcia. Brancoli nel buio, senza riferimenti e senza poter vedere i pesci. Addirittura perdi il senso dell'orientamento e non capisci più dov'è la strada per ritornare su. All'improvviso, però, ti si avvicina un compagno con la torcia. Ti tieni stretta a lui. E non solo puoi continuare la tua immersione, ma grazie a lui sai anche come tornare a respirare. E questo cosa avrebbe a che fare con me e Diego? Nulla, o forse tutto. Quando smette di parlare, i colori delle case di Burano sono scomparsi, inghiottiti da un orizzonte d'acqua. Venezia è vicina. A proposito di questa ultima lettura mi ha colpito molto un'immagine che io ho trovato come una metafora, l'ho vissuta come una metafora, la metafora della torcia. Cioè eh, Teresa dall'alto della sua esperienza di donna eh, che ha attraversato il mondo, insomma è una donna che è rimasta vedova, che ha il figlio lontano, che vive solo, sola e di burano. È una donna che, fa, che confeziona i merletti e in questa ultima lettura l'abbiamo vista in una giornata eh, a Burano insieme a Giulia. Serve a Teresa questo ritorno alla sua isola e serve anche a Giulia, no? Ma mi è piaciuta molto la metafora della torcia perché in questa metafora io ho letto una speranza. Giulia, ed è Teresa che glielo dice, una donna pratica, no? Dice perdi la, perdi la torcia e quindi resti al buio. Quindi non puoi vedere quello che ti circonda, non puoi vedere i pesci, i pesci sono la vita, no? Quindi se qualcuno arriva con la torcia, no, come abbiamo ascoltato, no, ti aiuta no, a, a, a riaprire lo sguardo sul mondo, a accorgerti degli altri che ti sono intorno. Ecco. Io vorrei che tu ci chiarissi questa tua idea. Io l'ho letta così, non so se mi sbaglio. Sì, assolutamente. Eh, ecco, eh, questo libro si basa anche su un concetto eh, che qui un, un po', mh, come dire, eh, incomincio a, 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 a tessere, che poi sia ben chiaro con il finale. Eh, ovvero quello che ogni persona può salvarsi solo volendolo, solo da sola, ma. Eh, e questo percorso può essere innescato dall'incontro, dalla vicinanza o dall'affetto di un'altra persona. In modo particolare, diciamo, Diego è questo per Giulia: è una sorta di innesco: è, è la torcia che ti fa rivedere. Le, le bellezze e anche i problemi del mondo e che ti fa riconnettere con ciò che tu rifugivi. Quindi Giulia, che ha questo, questo passato doloroso, eh, sa che è un po' come la polvere che viene messa sotto, la, sotto il tappeto. Eh, prima o poi, a suon di buttarla, prima o poi il tappeto non la contiene più ed esce fuori. E prima di venirne sommersi bisogna provare a fare i conti con questo passato. E, e Diego quindi è, rappresenta questo per, per Giulia: non il principe azzurro e il salvatore che l'amerà per sempre, ma colui che la pone davanti alle sue paure. E credo che forse questa sia la forma d'amore più grande. Bene, allora abbiamo finito. Io ringrazio Lorenza per questa terza opportunità <ride> che mi dà di presentare il suo libro, ringrazio la biblioteca eh, nella figura della dottoressa Penso che ha curato l'evento insieme alla sua collega eh, Marzia Mazzoli e volevo dirti, ho dimenticato che gli amici dell'Unione Cechi eh, ci tengono molto a fare un incontro con te all'aperto, possibilmente mm. verso l'estate cioè quando questa storia della pandemia speriamo vada risolvendosi, insomma, ci tengono e vorrebbero proprio avere un incontro con te. Eh, ti porto i saluti appunto degli amici dell'Unione, in particolare di eh, Giorgio Piccinin e Felicita Nicoletti, che sono i responsabili e i coordinatori della Biblioteca del Libro Parlato Marcello Mecchia, in attesa di un incontro in presenza. Grazie a tutti. Io ringrazio anch'io tantissimo sia il Comune che la biblioteca che ci ha ospitato, Clementina e l'Unione Cechi. Non vedo l'ora di ascoltare l'audiolibro e la voce della lettrice che ha letto il mio libro.